ragazzi, bentornati al Gormiti Show! Giovanni, perché sei così strano? Non è che sono strano, Giada, sono un pochino pensieroso, sì, un pochino pensieroso. E a cosa stai pensando? No, che non sto dormendo la notte per via di questa battaglia. Non, cioè. Il torneo del Titano! Il torneo del Titano! Ah, sì. Potevi dirlo subito! Lo stai guardando, è certo che lo sto guardando, Giada. È bellissimo, ma ricordiamo ai nostri amici che cos'è. Okay. Allora, è una battaglia uno contro uno. Sì, si sfidano 24 gormiti e appunto, come ha detto Giada, l'uno contro l'altro. E c'è soltanto un vincitore, però. Per quello non dormo la notte. Perché stai pensando a chi potrebbe vincere? E anch'io non saprei, perché ce ne sono troppi che sono fortissimi, davvero troppi. Non so se... Aspetta. Dici? Sì. No, secondo me... Secondo me... Ah, vero? Anche? Potrebbe essere lui. Vediamo, non lo so, sono curioso. E voi bambini, secondo voi, intanto se lo state guardando? Sì, lo trovate sul canale ufficiale di YouTube, sì, Gormiti, mi raccomando. Canale ufficiale nostro dei Gormiti. Ma, Gianni, guardiamo un attimo questo video. Va bene. Giada, wow, abbiamo i diari e l'astuccio, la squadra e le porte. Che bello, mi piace tantissimo questo diario. Sì, anche a me piace tantissimo perché ovviamente abbiamo il mio lord preferito, Alpha Lord Carrion. Guarda Johnny, dentro ci sono anche tutti i gormiti, no? Ogni giorno c'è un gormita, ogni mese. Tipo anche. Per esempio, il 4 novembre abbiamo un gormita fortissimo, il 30 pure, il 22 pure, ma sono bellissimi, mi piacciono. Giada, però la scuola è ancora un pochino lontanina, non è che è dopodomani. E quindi? E che compiti scrivo che nessuno me li ha dati? Già, hai ragione. Allora, mentre aspettiamo di scrivere tutti i nostri bellissimi compiti, possiamo scrivere, secondo noi, chi potrebbe vincere il torneo del Titano. Il torneo del Titano, bambini, ricordiamolo. Tra l'altro, allora, si sfidano 24 gormiti. È una battaglia uno contro uno. È una battaglia unica. E ci sarà soltanto un vincitore. Esatto, quindi vediamo chi... Allora, sai dove lo scrivo? Negli impegni del mese. Addirittura? Sì, perché è un impegno del mese. Allora, qui sì. Non leggere. No, non sto leggendo, stavo pensando. Numero 3. Sì. Ma, Johnny... A proposito di sfide, sì. Stavo pensando. No, non dirlo proprio. Perché da te. Io vorrei una rivincita. E dai, ci sfidiamo noi con i collezionabili. Ma Giada, ma a me poi dispiace perché perdi, poi piango. Non perdo, sento che vincerò. Poi piango per te. Dai. Ma poi la fortuna arriverà, no? Dai. Va bene. Sei pronto? Lo faccio comparire pronto. Qui? Io sono pronto. Eccoli qua. Li vedo, Giada. Mi sento super carica. Anche l'altra volta hai detto così. No, ma questa volta ancora di più. Ma anche l'altra volta era ancora di più di oggi. No. Io già ne intendo questa. Dai, falla da sola la battaglia, dai, così vinci. Ma come da sola? No, dai. Non fare l'antipasto. Questo è quello vincitore. Non guardare. Io non lo apro. Perché? È troppo forte. No. È troppo forte, dai. Apilo. Non posso. Dai. Non posso, Giada. Sì che credimi. Puoi. Sì. Credimi. Aprilo, non dai. Non posso. Allora, intanto inizio io, allora, mentre tu l'apri. Io ho trovato Diakos. Allora. Che hai trovato? Il titano degli elementi. Giada, io sono forte, non posso farci nulla. Allora, io posso portarmi almeno il tuo al mare, così. Ah, anche il mio vuoi portarti in vacanza? E c'ho lo zaino strapieno e mancava proprio però lui. Ci giochiamo insieme. Perché ricordiamo, bambine, che anche al mare trovate i collezionabili in edicola. Sì, ma adesso Johnny c'è un nostro amico che ci aspetta. È vero, andiamo a vedere un po' cosa ci dice. Come stai? Bene. Ah, oh, che bello. Dici un po', come ti chiami? Così tutti i nostri amici lo sanno. Filippo. Sappiamo che sei un fan super gormiticissimo. Ma si vede, Johnny, guarda quanti gormiti ha sul tavolo. Ne hai tantissimi. Hai una montagna di gormiti. Ma qual è il tuo preferito? Oh,
Eklos. Ah, ecco, ci stavi. Poi ho portato il Panini Magazine. Oggi ho portato la rivista. Lo sai, nella rivista ci siamo anche io e Giada, è vero, nella parte centrale. Guarda. Ah, l'ho già visto, l'ho già visto. Ma cosa ti piace di più del Panini Magazine? I giochi, i fumetti? Cosa ti piace di più del giornalino? Oggi c'è anche... Sta cercando. Oggi è molto bello, sta cercando, oggi. Aspetta, Sì, sì, aspettiamo. Sì. Voi che avete in mano questi qua. Cosa abbiamo? Cosa abbiamo in questo giornalino? Cosa abbiamo in mano? Dicelo un po' tu. Ah, quello lì, l'abbiamo visto prima. Ah, cioè. Ok, sì, 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 bellissimo. Vabbè, facci vedere un po' la tua collezione. Sì, perché vediamo il titano degli elementi che è lì che sorveglia tutti quanti, eh? Vero? Sì. Prima ho anche titano alfa. Grande, okay. Bello, bello. Poi? Electrion. Che preferito di già? E dov'è? Vabbè, ce n'è... Non l'ho messo. E ne è così tanti che non riesci neanche a trovarlo. È un'armata di, è un'armata di gormiti. Si è nascosto forse, è andato un po' a riposare a dormire, sì, a fare pisolino. Ma il... Io chiedo un d'oro. Ah, bello, 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 quello mi piace tanto. Vuoi chiederci un'ultima cosa prima di salutarci? Intanto noi ti ringraziamo per essere qua con noi, eh? Quindi sei già qui con noi, a noi fa un sacco piacere. Dici qualcosa, quello che vuoi. Una domanda, una curiosità. Una curiosità sul Gormiti Show o qualcosa che vuoi dire anche ai tuoi amici che ti stanno guardando? Sì. Abbiamo ancora, dai, un minutino e poi ci dobbiamo salutare. Dici quello che vuoi. Prima ho anche un amico che è già stato al Gormiti Show. Si chiama Leonardo Bonanno. Ah, salutalo allora. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Che sicuramente ti guarderà. Così vedrà un altro mio amico. Una parte di amici verranno. Salutiamo qua tutti i tuoi amici noi, va bene? Mandiamo un bacione a tutti. Allora, vediamo se lo sai, se guardi il Gormiti Show. Cosa facciamo noi quando salutiamo un bambino che ci segue, ci vuole salutare? Abbra? Abbiamo le braccia stringiamo. Ci stringiamo, ti diamo un super abbraccio gormitico. E con questo noi ti mandiamo un bacione e ti salutiamo. Grazie per averci fatto vedere la tua super collezione. Grazie mille, di cuore, va bene? Poi, se quando tutto si sistema, se ti fa piacere, ti invitiamo qua nel nostro studio, va bene? Così ci conosciamo dal vivo. Ci conosciamo dal vivo. Va bene? Ciao, un bacione. Un bacione. Ciao. 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 Johnny, è sempre bellissimo parlare con i nostri amici. E se volete partecipare anche voi, basta andare sul sito gormitishow.com, seguire le istruzioni e partecipare, è molto semplice. Allora, ora è arrivato il momento della bacheca gormitica. Ci sono arrivati ben due disegni. È vero, oggi. Sì, un disegno con dedica, un disegno con dedica. Andiamo avanti, allora, vai, inizia tu. Samuele ci manda questo disegno e questa dedica. Vi guardo sempre, vive Gormiti, ciao da Samuele. E nel disegno ha scritto questo: ciao Johnny e Giada, sono Samuele Corona, ho dei gormiti di serie 1 e 2, vi voglio tanto bene. Oh, ma ti vogliamo bene tanto anche noi. Grazie. Grazie, bellissimo. Guarda che bello, abbiamo fatto anche dei cuori, esatto, delle stelle. Esatto, stelline. Ok, grazie per il tuo disegno. Adesso Emanuele invece ci manda un bellissimo disegno che ho scritto: ciao Johnny, ciao Johnny, sei simpaticissimo. Mentre Giada è bella come una viola. Ma grazie, un complimento, ma, bellissimo. Ma è una dedica d'amore. Grazie. Allora, un bacione. Sì, cioè, appunto ha disegnato Giada, ha disegnato Johnny. Ho notato una cosina, Giada. Sul mio nome c'è scritto Gianni. Ma cosa devi dire? Ciao Gianni. Io non sono Gianni, sono Johnny. Però è bellissimo, sì. È un ritratto, cioè sei tu. Bravo, col cappellino. Sono io col cappellino, con la maglietta verde dei Gormiti. E io la maglietta rossa perché che sa che è il mio preferito. Colore preferito, sì, sì. Vuol sì. dire che ci segui davvero, eh? Grazie Emanuele, grazie. Un mega bacione. Continuate a mandarci disegni, dediche, messaggi, qualsiasi cosa. Gormiti.com. Esatto. E però Johnny, ora salutiamo i nostri amici perché la puntata è finita. Giusto, cosa devono fare? Continuare a seguirci sui nostri social, Facebook, Instagram e il canale ufficiale di YouTube. Iscrivetevi al canale, mettete tantissimi like e niente. E condividete il video. Condividete il video. Un saluto da Johnny. E Giada, ciao.